e benvenuti in questo nuovo video, nuova location. Ogni volta vi cambio location, vi sto tirando scemi, lo so, perdonatemi. Oggi mi preparerò con voi, con questo look che mi vedete indosso adesso, e parleremo di diversi argomenti. Su Instagram mi ho fatto delle domande, risponderò alle vostre domande, chiacchiererò un sacco, infatti mettetevi comodi. In più proverò tantissimi prodotti nuovi che mi sono arrivati, vi dirò le mie prime impressioni. Mettetevi comodi e buon video. E parlo in modo molto paccioso perché ho il microfono nuovo e mi sono accorta che posso anche non urlare, posso anche parlare veramente a bassa voce, che tanto si sente super bene e anzi è anche molto più figo l'effetto, molto più ASMR, più tranquillo. E prima urlavo infatti proprio perché avevo l'audio di merda, quindi dovevo urlare proprio per farmi sentire da voi. Invece adesso posso anche parlare tranquillamente come se stessi parlando con un'amica qua di fianco. E inizio subito con... cosa c'ho qua dentro? Una pallina? Oddio, ho sbattuto, ho sentito un peso. Posso iniziare subito col primer. E il primer che vado ad utilizzare è il Coco Prime di Hello Body, che mi è appena arrivato. Mi sono arrivato un sacco di cose di Hello Body che vi farò vedere nelle Instagram Stories. Anche qua, se non mi seguite su Instagram, rimediate subito perché nelle storie vi tengo aggiornati sulla mia vita. Allora, vi ho fatto delle domande su Instagram, vi ho chiesto di... cioè non è che vi ho fatto delle domande, vi ho chiesto voi di farmi delle domande a me e mi avete più o meno chiesto tutti quanti le stesse cose. Infatti uno cerca di fare dei video diversi, uno cerca di non parlare magari troppo di sé e concentrarsi magari su un argomento in comune, che sia appunto il make-up o gli haul o altre cose, e invece no, a voi interessa proprio la mia vita. Quindi per tutte quelle persone che rosicano quando io faccio i video a proposito di determinati argomenti, chiudete il video e andatevene, cioè nessuno vi obbliga a guardare. Inizio già con l'applicazione del... non fondotinta, del correttore, l'Overachiever di Huda Beauty, che sto finendo. Questo qua è il numero 2. Marshmallow, non mi ricordo più se è il numero 2. Comunque è molto figo come base, come primer occhi, come base occhi. E lo vado appunto a stendere su tutta la palpebra mobile e fissa. E sto finendo anche il numero 8, che utilizzo normalmente sotto qua, cioè proprio sopra le occhiaie. Siccome per leggere le domande devo aprire il telefono, in questo momento non posso farlo. Penso che vi racconterò che cosa ho fatto in questi giorni e il perché sono un po' scomparsa. Mi sono concentrata tantissimo nel fare il video che avete visto prima di questo, che praticamente è un video in collaborazione con la Onyx Academy, che se non l'avete ancora visto vi lascio qua il link, o comunque nell'info box o sul mio canale trovate proprio il link, cioè il video da vedere. Sono andata a fare due corsi alla Onyx Academy. La Onyx Academy è un'accademia di crescita personale e professionale nell'ambito dell'estetica, quindi per tutte coloro che sono appassionate di estetica e vogliono comunque ampliare le loro conoscenze in questo settore, possono frequentare i loro corsi. Ci sono svariati corsi, come i corsi di nail art, i corsi di ricostruzione unghie, di microblading, percorsi TTP, che ve ne ho parlato anche qua nello scorso video in modo dettagliato a fine video, che sono percorsi di crescita anche qua professionale e personale per poter diventare docente e lavorare proprio all'interno della Onyx Academy. Sono rimasta molto concentrata nel realizzare quel video perché mi sono impegnata davvero tanto. E con l'aiuto anche di Antonio, sia per il girato, cioè proprio mi ha aiutato a filmare, e sia per la sua mano che ha prestato per la riuscita della mia nail art, della mia ricostruzione della mia nail art. È stato un corso molto interessante perché io non avevo mai eseguito una ricostruzione con la tecnica acrygel, che anche qua la trovate sempre nel video, e poi questa nail art per la tema San Valentino. Mi sono divertita molto, è stata una giornata intensa. Io comunque vi lascio nell'info box anche in questo video tutte le info, date, corsi della Onyx Academy, dove potete trovare la Onyx Academy, in quale città, tutto scritto qua sotto, oppure comunque guardatevi il vecchio video dove ci sono proprio anche là tutti i link utili, tutte le info. E quindi per questo che mi sono un po' assentata, ci ho messo veramente un sacco, mi sono concentrata tantissimo su quel video e a me piace moltissimo come è uscito, molto professionale. Partirei subitissimo con gli occhi e questa è la nuovissima Naked Reloaded che io ho ricevuto settimana scorsa, insieme anche a queste palette che volevo utilizzare oggi, adesso vediamo quale, le NYX Ultimate Shadow Palette. Allora, a me hanno mandato la Phoenix e la Warm Neutrals. Non so se lo sapete, hanno tolto praticamente in commercio scusate la voce, sono anche ancora raffreddata con la tonsillite e anche per questo che parlo un po' con la voce così. Hanno tolto la Naked Warm One, l'original, quella in vellutino marroncina, che mi piaceva tantissimo, sono molto triste.
Però hanno messo questa e mi piace un sacco il packaging esterno, è morbidoso, tipo sembra proprio un cuscino di seta e, ed è in rilievo questa parte qua con la scritta. All'apertura invece troviamo tutte le cialdine che sembrano un po' più grandi. Non mi dispiacciono i colori, l'unica cosa è che non ci sono colori scuri, cioè in questa palette io non posso ricreare uno smoky bello intenso perché l'unico colore scuro che c'è al suo interno è questa cialda qua che si chiama Endgame. L'ho già provata in realtà questa palette, questo l'ho provata, è bellissimo ragazzi, scrive un botto ed è qualcosa, luce pura, Angel Fire si chiama, è un po' più rosato. E proveremo anche gli altri. Quindi inizierei ad applicare Bondary, non so come cavolo si pronuncia sto nome, che è un color caramello, e lo applico con un pennello da sfumatura. Inizierei subito a leggere, intanto che io sfumacchio, le domande che mi avete fatto su Instagram. Stia con noi, qui con noi, na 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 na. Allora, la prima domanda alla quale voglio rispondere è quella di Maria Sofì Mazzuzzi, ciao tesoro, che mi ha chiesto prossimo concerto. Allora, è stato il mio, diciamo dai, secondo concerto, quello di Matt Corby, il primo è stato quello di Demi Lovato, così a caso, ha cantato praticamente una canzone, poi se n'è andata. Il mio primo vero concerto, anche se era proprio ristretto, perché Matt Corby è un cantante di nicchia, cioè nel senso è conosciuto però comunque non è super commerciale, è stato alla Santeria Social Club a Milano, è stato bellissimo. L'11 febbraio ho ancora il biglietto, ve lo incornicerò, non ci potevo credere, ce l'avevo tipo a questa distanza come tra me e la videocamera, ovviamente voi non sapete dov'è la videocamera, Gloria, inutile che lo dici. Niente, è stato magico, veramente magico, mi sono emozionata tantissimo, quando è entrato stavo tipo piangendo. Prossimo concerto, risposta alla tua domanda, non ne ho idea, cioè proprio non ne ho idea perché io non seguo molto questa cosa del dove suonano i cantanti, dove stanno. Tempo fa mi sarebbe piaciuto andare a sentire Jeff Buckley. Più o meno i miei gusti li conoscete. Chi mi segue su Spotify nella playlist Fail Faves, che ve la lascio anche qua scritta, cioè col link qua sotto. Sì, quindi nel caso, se sapete di qualche concerto, ditemelo, scrivetemelo. Magari ci andiamo anche insieme, perché no? Quanti tatuaggi hai? Allora, anche qua un video che mi richiedete tantissimo. Cioè, quello proprio del video aggiornamento. Siccome sono sempre dell'idea che finché non li finisco, cioè finché non ho questa cosa di basta, non li faccio più, non mi va di fare il video, proprio perché poi è inutile che lo faccio e ne devo fare un altro di aggiornamento. Dentro di me so che mi tatuerò ancora. 20? Non lo so, non ogni volta mi dimentico quando li conto. E la domanda me l'ha fatta Chiara come me. Un bacio. Siri.c, ciao tesoro, mi chiede: i risultati di Invisalign sono permanenti? C'è una possibilità minima di recidiva, quindi che i denti tornino come prima, si dice così. Vado ad intensificare questa parte qua con la matita nera di Mulak Shiva, che è la mia matita occhi preferita. Io non ho mai finito una matita occhi in così poco tempo. Questa penso sia la matita nera più top di sempre. Top! Se voi andate a mettere le mascherine contenitive dopo che avete finito il trattamento, sempre, cioè tutte le notti, e non sgarrate, ovviamente i denti non tornano come prima, cioè un minimo si spostano perché i denti si spostano sempre, però comunque non torneranno mai come prima se fate queste piccole cose. Anche qua la domanda più gettonata è: come stai? Infatti non sto a dire il nick perché me l'avete chiesto più o meno tutti ed è una cosa bellissima, io vi voglio davvero dal profondo del mio cuore ringraziare per tutto il supporto che, cioè, mi date, o comunque tutto l'interesse che dimostrate in me, cioè nella mia salute mentale e fisica. Siete veramente qualcosa di, non lo so, boh, è bellissima questa cosa. Io non mi abituerò mai a questo tipo di trattamento da parte vostra, perché è sempre strano, alla fine voi non mi conoscete, cioè non mi frequentate nella vita vera, quindi non mi abituerò mai a questa cosa e mi fa sempre effetto quando voi mi chiedete come stai, oddio ti vedo, cioè anche solo tipo dallo sguardo capite che sto male o non lo so, cioè siete pazzeschi e vi ringrazio di cuore. E anche qua in risposta alla vostra domanda, so molto bene, a parte la salute che ultimamente mi sta facendo tribulare, sono sempre dal dottore e vabbè un po' è il periodo perché mi ha spiegato che questa cosa c'è un po' in giro, un po' tutti ne soffrono di tonsilliti, influenze varie, e anche voi mi avete scritto su Instagram che state soffrendo e che è proprio in giro questa maledetta cosa, epidemia, non so più che cavolo è. Me la sto cavando
Abbastanza bene, me la sto vivendo bene, sto cercando di godermi momenti da sola, di uscire allo stesso tempo anche con gli amici, mi dedico a quello che mi piace fare al momento, adesso mi andava di girare un video, di chiacchierare in modo tranquillo, senza pressioni, e infatti è per questo che mi vedete poco sul canale, perché ho sempre fatto i video in modo nature, senza cose forzate, senza obblighi, ecco. Ciao, proviamo questa, la NYX Ultimate. Ora volevo utilizzare questo arancione, mi piace tantissimo. Nella piega, quindi vado a sporcare il pennello. Altra domanda che mi avete fatto è come hai fatto a superare la separazione dal tuo compagno? Questa me l'ha chiesto Cici Chiara, che saluto, e me l'hanno chiesto più o meno tutti. Anche qua, come ho fatto a superare, come sto, se mi sento con Andrea, tutte queste cose qua inerenti a noi. Io, ovviamente, come vi ho detto anche nell'altro video, io e Andrea ci sentiamo, ci vediamo ogni tanto, cioè siamo in buonissimi rapporti. Lui si sta vivendo la sua vita, io la mia, e ciò non toglie che appunto ci vogliamo molto bene. Mi sono macchiata. Perfetto. Mi sta uscendo veramente un trucco orribile, non vedo l'ora di schiaffarci sopra un altro colore. E come ho superato questa cosa? Col tempo, semplicemente col tempo e ovviamente col vivermi tutti i giorni la mia vita in modo spensierato e non pensando troppo al cambiamento che mi aspettava, perché ovviamente la parte più spaventosa è stata il stravolgere la mia routine, l'abituarsi a una nuova routine e cercare di colmare i punti morti della vita, i punti morti della giornata, per non pensare al cambiamento, perché all'essere umano il cambiamento comunque pesa. Quindi penso semplicemente che questo trucco faccia cagare, ma veramente. Cagare, cagarissimo. Fatemi sapere se anche qua volete un video dove vi parlo di questo argomento e non per marciarci sopra, come ho detto a inizio video, semplicemente perché tante persone dopo quello che mi è successo mi hanno chiesto di parlarne. Ci sono molte di voi che stanno magari insieme al loro compagno o alla loro compagna che stanno affrontando un momento difficile e non sanno come affrontarlo. Esco perché tante volte stare chiuso in casa mi mette un'ansia pazzesca. E quindi stavo anche pensando di cambiare casa, di trasferirmi, proprio perché, a parte che stanno succedendo delle cose in questa casa che mi danno proprio fastidio, sto pagando per una casa che mi sta iniziando a dare problemi e io non sopporto buttare via i soldi, piuttosto li butto per un trasloco e in una casa migliore. Ma io penso che continuerò ad applicare Endgame, che più lo applico e lo sfumo, più se ne va. Rossella Mancini Makeup mi ha chiesto, a parte Aveda e il colore dei capelli, usi qualche integratore per farli crescere? Sì, uso Panda Hair Care, che sono gli integratori per capelli che vi ho mostrato anche qua in qualche video fa. Guardate già quanto sono cresciuti. Pazzesco. SG Gemily mi chiede come fai a non ingrassare visto che mangi spesso porcate? Questa è una domanda super gettonata. Non lo so, cioè in realtà è ingrasso, è che voi non lo vedete, non vi rendete conto dalle foto. Mamma mia, come sono polverosi. Ma ve lo giuro, le metto su anch'io i chili. Semplicemente quando vedo che sto esagerando, passo quelle giornate a mangiare sano. Poi adesso sono stata in realtà anche male, quindi ho fatto veramente 2 settimane a mangiare solo passati di verdura purè, proprio perché avevo questa tonsillite che mi impediva di deglutire, di mangiare qualsiasi cosa. E forse anche per questo che mi sono un po' asciugata, ma tanto li sto già riprendendo perché sto mangiando di nuovo malissimo. Cami Bortolan mi chiede sempre argomento tatuaggi, pensi che i tatuaggi possano andare a compromettere l'aspetto lavorativo? Ma dato che quello che faccio io è una cosa abbastanza artistica e di mia, come si dice, io sono il capo di me stessa, no, questa cosa non mi porta problemi. Però ovviamente in un futuro se dovessi cambiare o non lo so, non ne ho idea, dipende appunto da che lavoro andrò in futuro a fare o boh, non lo so. La nostra generazione sta crescendo, quindi abbiamo meno la mente chiusa, ecco. Claire, mi chiede, credi in qualche teoria di cospirazione o roba simile? Assolutamente sì. C'è stato un periodo in cui mi guardavo questi video di cose cospirative, tra l'altro mi sono guardata 5 ore di documentario sulle Torri Gemelle e ve lo consiglio veramente perché vi si apre un mondo, veramente vi si apre un mondo. Dovrebbero guardare, credo tutti, per evitare di puntare il dito su
su cose o persone che non c'entrano niente, quando in realtà c'entrano altre persone. Quindi vi consiglio di guardarlo, il documentario, che trovate su YouTube, adesso però non ricordo di chi è, mi sto ammazzando l'occhio. Ma non temperarla la matita, Gloria, rigati pure la cornea. Ovviamente ci sono tante altre cose che mi capita di guardare ogni tanto, però sì, credo in diverse teorie. Credo a quello che ho visto perché mi sembra abbastanza logico, mi tornano di più determinate spiegazioni che quelle che ci propinano tante volte i media o le persone proprio. La Tanietta mi chiede, lo so che probabilmente sarà una domanda troppo privata, ma tu e Andrea vi siete lasciati? Perché, come ho detto prima, sì, io e Andrea ci siamo lasciati. Il motivo non ve l'ho mai detto, ma semplicemente perché non, cioè, aspettavo di farci proprio un video per potervi parlare, per poter magari anche aiutare qualcuno di voi, come ho detto prima. Valentina di Vita 13 mi chiede, ma non prenderai mai la patente? No tesoro, per adesso non ne ho bisogno, cioè non ne ho bisogno, ne avrei bisogno perché non lo nego, a volte penso, ah che figo sarebbe andare ad Arese da sola a farmi un giro, oppure vorrei andare di qua, vorrei andare di là, e poi non posso farlo perché ovviamente a piedi o comunque con i mezzi è un po' più complicato. Mi piacerebbe avere la patente a volte, però ho proprio paura, io ho paura di guidare, so che la paura si supera provando, facendo, però sono veramente in crisi per questa cosa. Vado ad applicare l'eyeliner, questo qua è un eyeliner nuovo di Benefit, si chiama Roller Liner, è molto simile al Roller Lash, infatti lo stesso packaging ed è della stessa linea. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho provato ieri sera ed è durato tantissimo, non ha sbavato, non crea quell'effetto tipo di tatuaggio, no? Un po' peel off, ma rimane sottile e non si stampa sulla pelle, cioè io a volte capita che sudo in questa zona qua e l'eyeliner molto spesso mi si stampa. Questo non si è stampato, è durato tantissimo, super nero, facile da applicare, l'applicatore è bello bagnato, comodissimo, raga, lo sto amando veramente, cioè è molto semplice da applicare. E rispondo anche a un'altra domanda di Fefe Hope che mi chiede, quanto sei alta, PS, sei troppo simpatica, gnocca. Ma oh, guarda, mi sono proprio gnocca, grazie, sei un tesoro. E ti rispondo dicendoti che sono alta 1,73-1,74. Tokyo Io mi chiede, ti sei mai sentita poco attraente o inferiore a qualcuno? Sì, mi è capitato, intanto ti saluto. Mi è capitato, assolutamente, proprio a disagio, brutta a volte, perché ognuno ha la percezione della bellezza in modo diverso dagli altri, cioè per me una persona può essere bellissima, per un altro può essere normale, ecco, quindi ognuno la bellezza proprio soggettiva, e mi è capitato di sentirmi a disagio perché magari ero di fianco o comunque ero in una stanza con una persona che ritenevo stupenda, io mi sentivo un camionista. Sì, mi è capitato, penso sia anche normale, capiti a tutti, anche alla più figa, proprio perché ognuno ha i propri complessi, nessuno è perfetto e questa cosa deve rincuorare tutti noi, perché anche la più figa del mondo ha i complessi. Nella parte interna vado ad utilizzare Angel Fire, proprio qua, per illuminare l'angolo interno, anche se non è che sia molto luminoso, ma dopo andremo a fare una cosa. Ora vado a piegare le ciglia e utilizzo il Roller Lash che mi è arrivato nuovo perché li avevo finiti e adoravo anche questo mascara. Sempre Tokyo mi chiede, hai mai fatto sogni premonitori? Sì, ho fatto sogni premonitori credo 3 volte in tutta la mia vita. Mi è capitato di sognare delle situazioni che poi si erano proprio avverate. E no, non è un déjà vu, no, non era semplicemente il mio cervello che mi faceva credere che ricordavo quel momento, ve lo giuro, io mi sono svegliata la mattina, ho sognato quella cosa e nel pomeriggio era successa. Questo succede quando la mia mente è proprio libera da ogni situazione, problema, ansia e mi rilasso. Per me è un periodo abbastanza stressante da un bel po' di anni. Ultimamente non mi capitavano più cose del genere, cioè mi era capitato solo l'anno scorso una cosa bellissima che anche qua vi racconterò, altre cose mi erano capitate proprio quando ero rilassata. L'anima gemella esiste davvero? Non lo so se esiste, penso che chi la trovi sia molto fortunato. Sono arrivata a pensare che l'amore, quello passionale, quello sempre uguale dall'inizio, non esiste.
le persone crescono, la passione si spegne se non si tiene attiva. Niente per sempre, o almeno niente è uguale per sempre. Cambiamo, ci evolviamo, invecchiamo, quindi anche i nostri sentimenti, i nostri punti di vista, le nostre conoscenze cambiano. Allo stesso tempo penso che cambia anche la percezione che abbiamo di questa persona, dell'amore che proviamo per la persona. Quindi non so dirti se l'anima gemella esiste davvero. Se dovesse esistere, comunque mi chiedo, durerebbe? Cioè, sono arrivata a pensare questo, capito? Scusate, questo lo devo fare. Baby K! Vado a stendere correttore e fondotinta e ultimamente sto utilizzando di nuovo il Luminous Silk Foundation di Giorgio Armani. Questa qua è nella tonalità 2. È molto leggero come fondotinta, non è tanto coprente, però rimane molto idratante e levigante sulla pelle. Infatti se avete una pelle molto bella, questo ve lo straconsiglio perché non è coprente, è molto leggero. Come correttore sempre il solito Overachiever, però nella tonalità 8. Hai mai pensato di ricorrere alla chirurgia? Mi chiede Morgante Martina. Ti saluto. Ma in realtà sì, ho pensato, ma non l'ho fatto perché sono una caga sotto. A parte il filler al mento, che ovviamente se n'è già andato perché l'ho fatto quest'estate. Sicuramente, dato che il mio occhio sta iniziando ad appesantirsi, questa palpebra, fare qualcosa per liftarla e per avere uno sguardo non da deficiente incazzata. Chiara Clark mi chiede: ti piaci? Perché per me sei bellissima. Che patatina, grazie. Oh mio Dio, quanto vi amo quando fate queste uscite. Ma mi piaccio 50-50. Ci sono giorni in cui mi faccio schifo e giorni in cui invece dico: beh dai, non sono poi così male. Mi sono portata avanti, ho già applicato le ciglia finte. Se vi state chiedendo quali ciglia finte sono quelle di Primark e sono qualcosa di favoloso, sono veramente belle. Comunque, mi sono portata avanti perché come al solito parlo tantissimo. Sono molto contenta perché il 9 marzo rinizia la Silent Disco e anche qua chi mi segue su Instagram sa che sono un'appassionata di Silent Disco e le seguo quando posso tutte. Di solito le fanno verso l'estate, stavolta hanno voluto iniziare prima perché sono andate tanto 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 bene l'anno scorso e quindi hanno voluto replicare un po' presto rispetto all'anno scorso. E quindi niente, sono contentissima, il 5 marzo è il compleanno di Antonio, quindi penso che lo passeremo insieme, che verrà da me e andremo alla spa, perché dove abito io c'è una spa che se è il tuo compleanno tipo entri gratis. Quindi andremo insieme. Utilizzo la Shade and Light di Kat Von D per andare a fare un po' di contouring sul viso. Utilizzo la shade più chiara. Quando mi dite Gloria ti sei rifatta il naso? No, non me lo sono rifatto. Si chiama contouring. Prendo il pennello, lo appoggio e faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. In questo caso, come vedete, il naso sembra molto più sottile. E più liftato. Non sono bianca come vedete in video, in realtà dal vivo sono molto più colorata, molto più viva. Vado ad utilizzare adesso una chicca veramente topissima. Sono le gozze preziose di Collistar, che ho utilizzato anche qua nel mini video su Instagram. Sono qualcosa di pazzesco, vi fanno tipo un highlighting che ciao. Applico una goccina qua e una qua, lo vado a stendere anche qua il rimanente sul pennello. Non contenta, utilizzo anche il Double Gleam di MAC. Voglio stendere anche gocce preziose. Dove stai pennello? Voglio stendere anche gocce preziose qua. Adoro. Adoro! Guarda come brillo, vedi da lontano, lo so. Vai, brilla di luce immensa, brilla di luce immensa, vai. Vai, brilla di luce immensa, brilla di luce immensa, Comunque il roller lash era contenuto all'interno di questa bellissima scatola. Ah, non ho provato neanche loro, che sono i BFF di Colourpop. Mi hanno mandato questa scatola, aia, bellissima, con dentro tutti quanti i mascara colorati, tra cui anche il nero. Non l'ho provato, è una persona orribile. E vabbè raga, la faccia è una, non riesco a provare mille lobe. Però come vedete c'è anche questa, che è la nuova The Matte Lip Collection di Nabla.
E infatti adesso siamo arrivati al momento labbra e utilizzerò uno di questi fantastici rossetti. Sono bellissimi. Abbiamo tre texture che sono la Bounce Matte, la Super Matte e la Soft Touch. Siccome le mie labbra sono abbastanza screpolate e secche, voglio utilizzare la Soft Touch. Quindi vado a scegliermi un colore. Bello, bellissimo questo. Questo si chiama Time Flies, la vado a stendere sulle mie labbra. Che bello sto colore. È un po' più cremosino del matte, però... Cioè, non lo so, è stranissimo l'effetto, perché vi dà un effetto asciutto, ma allo stesso tempo idratato. Bellissimo il colore, mi piace tantissimo come mi sta. Look finito, ragazzi. Io sono pronta per sciogliere i capelli, che come vedete ho rifatto anche il colore, quindi sono... Oh, wow, c'è la luce dietro che mi dà questo rossiccio favola. Sono un po' più scuri e sembrano anche neri a volte, però... Non sono neri, è un color castagna. E sono bellissimi, sono super sani, i miei capelli sono cambiati tantissimo. E cioè, veramente, Aveda top. Detto questo è il look finale. Non mi dispiacciono gli occhi, però sono un po' a macchie. Non è che la palette, cioè non è che mi sia tanto piaciuta. Sono molto esigente ultimamente con gli ombretti, è abbastanza cattivella. Detto questo, il video è finito. Spero che questo video chiacchiere, questo video un po' così, vi sia piaciuto. Io posso tornare a non parlare per le prossime 10 ore, così mi ritorna la voce, che non ce l'ho già più. E vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video, che spero sarà un video chiacchiericcio di quelli degli argomenti che mi avete chiesto. O magari paranormale, chi lo sa. Un bacione, alla prossima, ciao!